stasera dalla piscina Nannini di Bella Riva. È un pomeriggio importante per la Rari Nantes con gara 1 della serie finale dei playoff. Un'altra occasione, la terza per la squadra di Minetti per provare a tornare dove le compete, nella massima divisione di pallanuoto. Bel clima alla Nannini da oggi, tra l'altro scoperchiata, pronta per la stagione estiva, ma pronta, caro Riccardo Tempestini, come sempre a sua volta pronto a darci manforte in questa telecronaca, anche a provare a vivere un pomeriggio di festa, perché contro Crotone ci sarà presumibilmente da soffrire molto di più rispetto alla semifinale con la Lazio. Buonasera. Sì, buonasera a tutti gli appassionati di pallanuoto. Beh, siamo arrivati finalmente all'atto conclusivo di questa stagione, una stagione per certi aspetti trionfale per la Florenzia, perché imbattuta, solo due pareggi fino a questo punto, però ecco, da oggi ci si gioca veramente tutto quanto, perché la Florenzia vuole tornare in A1, ma vuole andare in A1 anche la Rari Nantes, Auditore e Crotone, se vogliamo definirli dei parvenu della pallanuoto, perché diciamo ai livelli maggiori è un po' una novità, però una squadra difficilissima da affrontare, una squadra che basa la propria forza sull'esperienza e sulla bravura di 4-5 giocatori, che alcuni dei quali sono stati anche in nazionale, quindi insomma una squadra che dovrà essere affrontata veramente con grandissima attenzione. Sta diradando in questi momenti il fumo che è uscito dalle trombette e dei supporter biancorossi. Non vogliono mancare una giornata particolare per Firenze con le prime semifinali del calcio storico. Qualcuno ovviamente è dirottato in piazza Santa Croce, ci mancherebbe altro, però c'è una discreta affluenza anche alla Nannini, magari ci si aspettava qualcosa di più. Comunque l'incitamento non mancherà e non manca anche prima del fischio d'avvio dei direttori di gara Roberti e Piano. Per quello che riguarda le formazioni invece nessuna novità per coach Minetti, ancora privo di Borghigiani, e allora i magnifici 14 sono Cicali, Generini e Stoccu, Di Fulvio, De Mei e Calamai, Turchini, Cardoni, Chemeri, Benvenuti, Sordini, l'altro Di Fulvio, Gioia e Mancini, che poi sono gli stessi che appunto hanno affrontato e battuto due volte la Lazio in semifinale. Riccardo. Sì, la stessa formazione, Borghigiani ancora ai box, anche se diciamo che l'infortunio sembra totalmente recuperato, però evidentemente Minetti non se l'è sentita ancora di schierarlo, probabilmente per non rischiare, perché insomma Borghigiani veniva da un antipaticissimo infortunio alla falange, una frattura della falange della mano destra, e quindi insomma ancora probabilmente, pur consigliato dai medici che poteva essere considerato recuperato, però insomma forse ancora era un po' prematuro, e quindi magari nella prossima Borghigiani sarà della partita. Avete visto il concentramento e la concentrazione dei giocatori ospiti che hanno fatto gruppo prima del via. A proposito della prossima partita, gara 2 è ancora una serie al meglio delle tre, in programma mercoledì a Crotone, trasferta peraltro scomoda che i ragazzi della Rari affronteranno all'andata in treno e al ritorno in aereo. Non è facilissimo raggiungere la Calabria, quella zona della Calabria, e allora bisognerà poi fare i conti anche con questo tipo di difficoltà fondamentale. Allora Riccardo, mettere subito in bacheca e in saccoccia la prima partita, poi eventualmente ti puoi anche permettere un mezzo passo falso in trasferta nel caso che giocheresti tutto sabato prossimo ancora qui a Firenze. Sono trasferte lunghe, ovviamente il discorso vale per entrambe le squadre, e quindi a maggior ragione la Florenzia deve essere in grado di sfruttare il fattore campo. La vittoria del girone nord, quasi a punteggio pieno, consente appunto di eventualmente di avere la certezza dell'eventuale bella terza partita a Firenze. Certo, le trasferte sono lunghe, Crotone credo sia arrivato addirittura giovedì, si è fermato a Bologna, poi ieri ha raggiunto Firenze,
la Florenzia partirà martedì, appunto, come tu dicevi, insomma, trasferte lunghe, ma d'altra parte a questo punto della stagione conta poco. Sì, non c'è dubbio, contano solo i risultati. Allora è quasi tutto pronto, c'è anche il coach della nazionale italiana Sandro Campagna in tribuna, tra l'altro poi sarà protagonista in vasca invece il 26 di giugno per la sfida contro la Romania, di cui ieri c'è stata la conferenza stampa di presentazione, ve ne abbiamo dato conto al TGT, un amico tra l'altro di Riccardo Tempestini. Chissà, Riccardo, che prima o poi non ci sia di nuovo spazio anche per qualche giocatore della Florenzia, della nazionale maggiore, se dovesse esserci, come tutti auspicano da queste parti, il ritorno nella massima serie. Bah, la Florenzia ha sempre, diciamo, contribuito con l'apporto dei propri giocatori migliori alle fortune della nazionale, un po' questo è successo in tutta la storia. Ovviamente per una squadra che gioca in A2 è più difficile mettere in mostra i propri giocatori, i propri gioielli. La formazione che andrà a disputarsi le Olimpiadi è quasi fatta, direi. Credo che Campagna abbia poche incertezze, giusto forse uno o due giocatori potrebbero essere sostituibili o sostituiti, però poi inizierà un nuovo ciclo olimpico ed allora probabilmente anche qualche giocatore della Florenzia potrebbe essere chiamato quantomeno ad essere osservato per il futuro. Tutto pronto per il fischio d'avvio del duo Roberti Piano e allora ci avviciniamo a vivere insieme le emozioni di gara 1 di Rarinantes contro Auditore Crotone. Primo possesso della partita per gli ospiti, che attaccano da sinistra a destra dei vostri teleschermi con la calottina blu. Rarinantes con il consueto copricapo bianco, ovviamente poi anche lo stemma rosso della gloriosa società presieduta, almeno per il momento, da Andrea Pieri. Io credo che la Florenzia debba fare molta attenzione a non mettersi al ritmo degli avversari. Crotone non penso che possa basare la propria partita sulla grandissima intensità, però come dicevo in fase di presentazione ha giocatori in grado per esperienza e bravura di poter fare la differenza in qualsiasi momento. Credo che la Florenzia, se vorrà avere la meglio, dovrà essere lei ad imporre il ritmo, ad andare avanti e indietro velocemente, più velocemente possibile, e anche se da subito potrebbero non arrivare i frutti sperati, con il proseguo della partita magari nella seconda fase raccogliere anche un po' appunto di frutti seminati nella prima parte della partita stessa. Non hanno avuto esito positivo i primi due attacchi da una parte e dall'altra. Continua Crotone, guadagna il primo corner del match, ha battuto da lontano Cacciogna, c'è stata una prima deviazione. Sì, Cagliogna sì, è uno e dei tiratori. Cicali l'ha messa appunto sì, in angolo. Doppio centro boa per Crotone e poi i tiratori esterni più pericolosi, Privitera, Cagliogna. Attenzione perché Giacoppo, può andare sì. Carlo Di Fulvio che ha preso fallo di espulsione, 1-0, Di Fulvio contro Ruggero, lo sfida e poi la mette dentro, primo vantaggio Rari, bravissimo nel break Carlo Di Fulvio a conquistare palla, indurre l'avversario al fallo e poi appunto involarsi tutto solo verso il vantaggio biancorosso. Riccardo, sì, pressing sull'angolo conquistato da Crotone, la Florenzia va subito in pressing alla ripresa del gioco e Carlo Di Fulvio, che è un attaccante ma è bravissimo in queste fasi difensive, nell'uno contro uno, nell'anticipo difensivo in orizzontale a cercare di rubare il pallone, e questa è una delle sue specialità, ha rubato palla, ha guadagnato l'espulsione ai danni di Calogna e si è presentato tutto solo davanti al portiere calabrese. Difende forte la formazione di casa e poi c'è un fallo, Riccardo, rigore e subito il penalty perché la penna è stato affrontato irregolarmente da Stocco. È intervenuto il direttore di gara che fischia vicino alla nostra tribuna stampa. Va Privitera. Sì, Privitera è il goleador di questa squadra. Privitera sull'asse contro Cicali. Rete, palla che schizza sull'acqua e poi si insacca. 1-1
parità immediatamente ristabilita. È un rigore un po' ingenuo da parte di Stocco, Riccardo. Ma non è tanto un rigore ingenuo, sull'asse Jacopo La Penna è uno delle, insomma, delle direttrici da tenere sicuramente con grande attenzione, da controllare molto bene. Il passaggio sinceramente non lo so, mi è sembrato anche leggermente lungo, difficile da poter essere controllato dalla penna. Evidentemente l'arbitro Piano ha visto la trattenuta di Stocco e ha dato subito il rigore. Sortini sale alto nel cielo di Firenze, l'incitamento degli ultra biancorossi. Crotone farà molto pressing, è una squadra che, a cui piace giocare stretto. Lascia sugli esterni. Lascia lo spazio a Stocco che si appoggia, benvenuti. Bravo. la girata in bello stile delle 10 biancorosso, nuovo vantaggio Rari. Colpo di classe di Benvenuti, Riccardo. Sì, colpo di classe, perché intanto ottimo il passaggio di Stocco, lì è proprio, ha ricevuto la palla proprio dove un centrobuola vuole ricevere, cioè a distanza di braccio. Però è stato molto bravo Benvenuti, che capendo di avere anche il tempo di poterlo indirizzare il pallone, ha con il polso chiuso un po' più l'angolo verso la propria destra, e quindi il portiere, che invece faceva lo spostamento dal lato opposto, è rimasto colpito, e quindi bravissimo Benvenuti. Vediamo la risposta dei calabresi con Privitera che gira il pallone in favore di Zonco. Ancora doppio centro, ma triplicato dai biancorossi. Si riparte con Cicali, si alza la panchina Minetti, subito in clima partita. Sì, ancora doppio centro per il Crotone, bravo Sordini che dall'esterno, intanto ecco La Penna che rinuncia a tornare, e quindi la Florenza giocherà 5 contro 5. Questa ovviamente Andrea Di Fulvio, sì, su per... di lui, palla ancora dentro, un po' lunga per Sordini che era in un'inedita posizione di centroboa. Sì, allora un passaggio, Carlo Di Fulvio voleva velocizzare il passaggio per sorprendere la difesa, però così facendo ha praticamente dato poca precisione al passaggio e quindi persa la palla. Ci sono già andati 20 secondi per la fase d'attacco di Crotone, Jacopo è molto lontano dalla porta di Cicali, tira lo stesso, si oppone con il braccio sinistro l'uno di casa. Sì, questi si sono resta sul 2-1. Allora i tiratori esterni, Privitera, Jacopo, Caliogna, bisogna stare attenti a Jacopo, soprattutto piace gestire il gioco, piace tenere il possesso della palla, e tirerà appena avrà la possibilità, ci proverà sicuramente. Sortini, pressing di Crotone, fallo in attacco, fischiato credo a Carlo Di Fulvio, poi corpo a corpo con il numero 10 Privitera, uno dei giocatori più temuti ed esperti dai calabresi. Palla lunga, occhio perché c'è una buona possibilità per il numero 6, fallo suo, secondo il direttore di gara Piano, ha affondato il pallone. Bene, allora in fase difensiva Andrea è un 3 contro 2, è un 3 contro 2. Eccolo allora il pallone per Carlo Di Fulvio, c'è il libero Cardone al centro, eccolo servito e il gol del 3-1. Cardone. Sì, io ho avuto l'impressione che l'arbitro Piano, sì, probabilmente anche palla affondata, ma più che altro ha voluto far capire ai giocatori che se vogliono guadagnarsi un'espulsione o un rigore, se la devono davvero guadagnare. Non è sufficiente essere davanti al proprio difensore, magari far finta di essere trattenuti e guadagnare con questa facilità o l'espulsione e il rigore. Serve qualcosa in più. Iniziata bene la partita per Darari, 3-1. È lunga, è spada lunghissima. Fuori, sì, spara fuori, sì, certo Riccardo, se n'è andata solo la metà del primo quarto, ce ne sono ovviamente 4 per 32 minuti effettivi. Florenza che praticamente rinuncia quasi da subito alla fase di pressing, perché si aspetta... Spada fuori, tira male stavolta. Sì, si aspetta il doppio centro, come spesso il Crotone sta facendo in queste prime azioni, e quindi è subito pronta a lasciare il perimetro esterno per venire a raddoppiare sulla prima linea. È entrato in acqua anche Tim De May, l'olandese volante. Sordini,
indietro per carro di fuoco, immediato il passaggio di ritorno, ancora Sordini, resta Andrea Di Fulvio lontano dalla porta, tiro un po' velleitario di Sordini, e poi subisce anche un colpo, sta per farsi sfilare la calottina, sempre più due per la formazione di casa, corpo a corpo serrato tra Cardoni e Abeca, ancora Crotone in avanti, Trevitera, c'è spazio, attenzione ora per i calabresi, può salire Giacoppo che prende un fallo non grave, però 8 secondi per tirare, questo era un buon passaggio, non riesce a controllarla Orlando e allora perde il pallone, gioca con la maschera, probabilmente ha avuto un problema al setto nasale. L'11 ospite. Sì, si intuisce un po' il sistema di gioco di Crotone, che non forza nella fase offensiva, cerca lo schieramento e poi l'opportunità di andare al tiro. Carlo Di Fulvio, che saetta, che saetta, sicuramente MVP del primo quarto, Carlo Di Fulvio con la sua doppietta, ma anche tanto altro, qui sorprende Ruggero, sì, sul suo palo. Quello è proprio il suo, la sua mattonella preferita da quella parte, Carlo Di Fulvio è bravissimo, sa rientrare, sa guadagnarsi porta stringendo un pochino verso il centro del campo, Giacoppo gli ha lasciato spazio, lui sembra abbia fintato un po' il tiro all'angolo lungo, poi ha chiuso con il polso al corto, forse un po' di responsabilità anche il portiere Ruggero ce l'ha in questo caso. Comunque Rari, che fin qui ha preso gol solo sul rigore, ne ha già segnati invece 4, un bel inizio della formazione di Minetti, che in gara 1, l'unica giocata in semifinale dei playoff qui alla Nannini, sbagliò approccio, non è così stavolta, è Turchini espulso, sì. Prima espulsione Rari. Su fallo sulla penna, anche questa volta la penna e Giacoppo come doppi centri. Sbaglia tutto però Orlando. Partita abbastanza contratta, Riccardo, la squadra ospite. Sì, tra l'altro anche in questo caso un po' di precipitazione nella scelta della conclusione. In pratica l'uomo in più era appena iniziato. Occhio a Mancini, il 14 della Rari Nantes. Prudenza deve andare un pochino più, ecco, però è Calamai che guadagna l'espulsione a favore. Sordini all'indietro per Demei, potrebbe anche tirare, guadagna metri, preferisce appoggiarsi a Calamai e poi Kemeri, Sordini, il giro palla dei biancorossi, la botta di Demei, stavolta Ruggero c'è. Palla in attacco, fallo in ripartenza però su Demei, un po' nervosa la squadra di Arcuri che si sbraccia in panchina. 100 secondi al termine del primo tempo, 4-1 Rari. Mancini, pressing su tutti gli effettivi da parte del Crotone, però Benvenuti potrebbe ricevere il pallone. Mancini comincerà a tornare indietro, i giocatori biancorossi, sono 8 i secondi che mancano allo scadere del tempo per tirare. Kemeri e gli mettere la mano in faccia all'avversario, può andare a sua volta 1-0 e colpisce il palo, questa andava sfruttata sicuramente meglio come occasione. Calamai si guadagna l'espulsione a favore, tira giustamente e fortunatamente rientra in possesso, sì, del pallone. Lui. Eccolo Kemeri, ancora Calamai e il gol del 5-1, la firma anche di Calamai. Beh, sta funzionando tutto, Riccardo, sta funzionando tutto. Sì, ma anche Calamai è un giocatore prezioso per questa squadra, perché potrebbe essere considerato una seconda linea, in realtà è uno che entra, può fare tutto quello che fanno i suoi compagni di squadra, quindi può giocare in attacco, può prendere espulsione, ha un buon tiro,
deve solamente in certi momenti saper scegliere un pochino di più i tempi giusti per arrivare alla conclusione o per aspettare il passaggio, però è un giocatore davvero prezioso e questa, diciamo, tutta questa fase lo vede protagonista. Prima guadagna l'espulsione, poi tira, recupera il pallone, poi ancora il Crotone gli lascia spazio e lui ne approfitta. È l'ultimo minuto di un primo quarto entusiasmante per la Larinantes, già con 4 segnature di vantaggio. Dalionia, la Florenzi ancora in zona, praticamente il raddoppio sul centro boa, lascia sfilare l'entrata da posizione 5, ma arrivano sempre lontano dalla porta. Quando lo fanno, diciamo, super cicali. Questo era due metri. Sì, tra l'altro, secondo me era 2 metri. La penna era nettamente dentro i 2 metri, però va bene. Cicali si è opposto, tiro molto ravvicinato. Altri 20 secondi di possesso per Crotone con il fallo di Calamai. Anzi, per Calamai, un'altra palla persa per gli ospiti che hanno peccato molto in questo fondamentale nel primo quarto. Mancano 20 secondi, Cicali può andare da Generini, che ha spazio. Generini, anche lui partecipa al Festival del Gol. 6-1, tramortita Crotone, Riccardo. Sì, un primo tempo davvero entusiasmante per la Florenzia, che direi non ha sbagliato niente ed ha soprattutto approfittato di tutte le occasioni. Addirittura Generini, un difensore per eccellenza, che raramente si mette in proprio in fase di attacco, però anche in questo caso la fiducia, la sicurezza, c'era un vantaggio che lui ha sfruttato benissimo. Dicevo, la Florenzia è stata in questo primo tempo bravissima a sfruttare tutte le ripartenze che il Crotone gli ha concesso per i falli contro che si è andato un po' a prendere in fase offensiva. Ha oggettivamente sbagliato tutto come approccio al match la squadra di Arcuri, che vedo già consolare i suoi giocatori quasi a voler infondere loro fiducia. Certo che presentarsi alla finale, prendere un parziale di 5-0 nel primo quarto non è il massimo, ma insomma noi guardiamo con le immagini di Roberto Bonciani in casa biancorossa. Minetti credo che stia facendo i complimenti ai suoi ragazzi, ma allo stesso tempo dicendo loro anche di tenere alta la guardia, perché questo è uno sport strano, non è mai finita finché non è finita. Certo, il vantaggio è considerevole, però sarebbe un peccato ovviamente abbassare la concentrazione, Riccardo Tempestini. Sì, no, presto per i complimenti, anche se ovviamente Minetti deve essere soddisfatto, dirà che quali sono le cose che gli stanno piacendo di più, che cosa sta convincendo soprattutto in fase difensiva la squadra fiorentina, che poi, come dicevo anche un po' in fase di presentazione, deve sfruttare la maggior velocità, l'intensità che può mettere, che per ora ha dimostrato tutte le volte che ha avuto la possibilità di ripartire. È ripartita veloce, ha sfruttato il contropiede sulle palle rubate, sui falli contro che il Crotone ha preso in attacco. Vediamo, perché la partita ovviamente è molto lunga, vediamo soprattutto se il Crotone continuerà a giocare con il doppio centro là davanti, e nell'eventualità la Florenzia credo proprio che continuerà a giocare con i raddoppi dagli esterni, quindi una zona pressoché totale. Si ripartirà allora dal 6-1 in favore della squadra di casa. Con Riccardo Tempestini, le sapienti immagini di Roberto Bonciani a raccontarvi come sempre la grande pallanuoto sulla pagina Facebook di Italia 7, poi i consueti servizi al TGT storicamente vicini a questa bella realtà di Firenze. Purtroppo è stata la retrocessione in Serie B delle ragazze di Alessandra Cotti, la seconda consecutiva. La speranza degli appassionati e che ritrovi la 1, almeno la maschile, tutte le possibilità per farlo dopo 2 annate in cui la promozione è sfumata entrambe le volte ai playoff. Si riparte. Subito un possesso regalato da Crotone alla Florenzia. Sì, è Kac che arriva prima sul pallone.
però per sottrarlo nell'ingaggio con De May mette la palla sott'acqua e l'arbitro Piano non lo ha graziato in questo movimento. Carlo Di Fulvio per il fratello Andrea, fa vedere Benvenuti che però si muove irregolarmente secondo il direttore di gara. Il fallo Benvenuti, se l'aveva commesso, l'aveva commesso qualche secondo prima, però poi ormai c'è questa consuetudine anche nell'arbitraggio: prima si lascia giocare soprattutto la coppia centrale, poi se arriva il pallone, se si pensa che quella posizione, se uno se la sia guadagnata, il centrobo se la sia guadagnata con un fallo, anche se in ritardo, si fischia il fallo a favore della difesa. Espulsione per Carlo Di Fulvio, superiorità numerica a Crotone. Giro palla dei calabresi, tira il numero 12 e poi sulla ribattuta è Candigliota che da due passi non riesce a ribadire in rete, e la grande difesa della Rari che non sta sbagliando assolutamente nulla dalle parti riciclali. Sì, e guadagna subito anche l'espulsione perché è espulso il giocatore numero 5, quindi la Florenzia uomo in più e soprattutto più 5. Sordini per Andrea Di Fulvio e poi De May, ancora il capitano, l'olandese che è nell'angolo al volo. La battuta di stocco alta in questa circostanza. Sì, un po' letta, un po' telefonata questo passaggio, questa conclusione della Florenzia. Si vedeva che De May voleva dare la palla a Stocco, in realtà il passaggio c'era. Stocco deve essere lì in grado di schiacciare probabilmente sotto le braccia del portiere più che tentare il tiro in alto. Chiodo, Cagliogna, ancora Chiodo, il mancino degli ospiti. Cercato il centro boa, fallo ma non grave, ci sono solo 3 secondi per tirare ed è difficile una conclusione per Crotone che protesta molto dalla panchina. Sì, ma la penna non fa niente per guadagnarsi il fallo a favore, ancora con il doppio centro. E non tireranno nemmeno. È vero che la palla è caduta al centro, ma non è che in automatico se la palla cade al centro è espulsione. L'espulsione c'è se il difensore fa un fallo grave di scavalcamento o trattiene il giocatore avversario. In questo caso il raddoppio della Florenzia era regolarissimo. Se ne sono andati i primi 10 minuti effettivi. La Rarinates ha segnato 6 volte, Crotone solo una e per giunta sul rigore. Stocco, palla che non entra. Sì, è Giacoppo che ancora un fallo in ripartenza. E Alcuri che si lamenta molto. Cagliogna in ripartenza. Gli arbitri stanno punendo in maniera sistematica le ripartenze con il fallo. E i giocatori del Crotone se ne devono fare una ragione e probabilmente devono anche cambiare qualcosa, capire che non gli è consentito di ripartire strappandosi. Andrea Di Fulvio affondato, Benvenuti, espulsione per Abela, molto fallosa la squadra crotonese. Sordini, manca la sua firma, non arriva nemmeno stavolta perché compie un grande intervento in questa circostanza Ruggero con la punta delle dita a mettergli la palla in angolo. Sì, Sordini ha la conclusione, l'hanno lasciato abbastanza libero, 3-4 finte, se la sentiva ha fatto bene, c'è ancora il tempo di creare l'occasione per andare a tirare. Andrea Di Fulvio, De May può tirare, preferisce appoggiarsi a Sordini, respinge sulla linea immaginaria Giacoppo, ancora 2 secondi, recupera palla ora Crotone. Sì, la Florenzia deve stare, va bene 6-1, però deve stare attenta, le occasioni vanno sfruttate, non è che si può pensare di gestire o di appunto non sfruttare le situazioni che capitano, perché il Crotone si rifarà sotto di sicuro. Rimasto un po' indietro Benvenuti, c'è una momentanea superiorità numerica degli ospiti, vediamo se provano a sfruttare. No, è rientrato il centro buono bianco-rosso, palla dentro, fallo stavolta ed espulsione per Andrea Di Fulvio che era andato a fare il difensore centrale. Chiodo,
Iogna, Jacopo, bravo Cicali, due volte, grande Cicali, che parata, grandissimo Cicali, molto reattivo nella seconda circostanza, sì, soprattutto, sì, ma anche la prima, perché quando il giocatore si schiaccia così sulla corsia proprio dentro i due metri e cerca il passaggio parallelo alla porta, il portiere sa ormai che molte squadre, quasi tutte, giocano cercando il passaggio proprio parallelo alla porta, e Cicali era lì pronto in agguato come il coccodrillo che metteva solo gli occhi fuori dal pelo dell'acqua. Questo è solo un gol in un tempo e mezzo. Sordini, mamma mia che aveva fatto, dal nulla tira fuori una super conclusione che per fortuna Di Ruggero è nella sua apertura alare, altrimenti avrebbe fatto un gran gol. La penna continua a rinunciare, a tornare, bravo, dai dai, c'è tempo. De Mei, Urchini dentro, non c'è fallo, non c'è fallo stavolta su Benvenuti. Sì, forse Benvenuti, anche in questo caso gli arbitri fanno capire che vogliono vedere che l'attaccante fa la cosa necessaria per guadagnarsi la giusta espulsione o il rigore. Benvenuti un po' passivo. Può andare Jacopo. Rientra piano il 10 biancorosso. Occasione per Chiodo, può battere. Jacopo. E poi ancora Cicali. Un muro. Cicali, non si passa oggi. Cicali ha bisogno di queste partite, è un ragazzo che si sa esaltare nelle partite, nelle sfide più importanti. Stocco è già tornata in fase d'attacco la squadra di casa. Mira male stavolta Stocco. Sì, c'è Jacopo che fa un po' il tira e molla fra di sé, fra il suo avversario, cioè il Stocco e il centroboa. Stocco alla fine decide per il tiro, cosa che ci può anche stare, però insomma, esterno, sull'esterno della rete. Si è segnato tantissimo nel primo quarto, per adesso mai nel secondo, Riccardo. Vero. Ancora con doppio centro il Crotone e la Florenzia difende a zona. Alla fine tira male. Non ci sono tante possibilità. 12, Cagliogna. Sì, perché la Florenzia comunque lascia poco spazio ai centroboa avversari di poter ricevere, se la palla arriva sono pronti subito a venire a indietreggiare, raddoppiare e recuperarla, e per gli esterni come in questo caso che vengono attaccati una volta in possesso del pallone, difficile trovare la soluzione giusta. Protestano molto nei confronti del direttore di gara dall'angolo del Crotone. Sordini rimette le mani in faccia, Chiodo, Sordini si alza sull'acqua e trova anche lui il gol, quello del 7-1, il suo primo centro. Sì, Sordini fa un po' di fatica in tutta l'azione a cercarsi questo fallo esterno da dove poi poter andare direttamente alla conclusione. Forse il primo di questi falli gli è stato anche concesso un po' bonariamente dall'arbitro, questo ha fatto un po' arrabbiare la panchina crotonese, però poi sul secondo fallo quello sì che c'era e lì è stato bravo, e giustamente ora Minetti gli dà anche un cambio perché ha bisogno forse di un paio di minuti di recupero. Colloquio tra il direttore di gara Piano e l'allenatore di Crotone Arcuri, e gli ha detto di stare calmi ai tuoi ragazzi in panchina perché altrimenti prendo provvedimenti. Più 6, una bella dote per la formazione di casa che fin qui ha fatto una partita leggendaria soprattutto in difesa senza concedere davvero nulla ai calabresi, che lo ricordiamo hanno segnato solo sul rigore con Previtera il gol del momentaneo 1-1, poi parziale di 6-0 per la squadra di Minetti. Ancora doppio centro, questa volta è Jacopo che si butta dentro come secondo centro e guadagna l'espulsione a favore. Ancora l'uomo in più per Crotone, che però non trova sbocchi. Orlando all'indietro per Spadafora, non tira, traversa
di Privitera. Si può riprovare l'auditore. Spari già rientrato, altra espulsione. C'è un accenno di rissa tra i due numero 9, Chemery e la penna. Sì, la Florenza non deve assolutamente cadere nelle provocazioni. Nervoso Crotone che non riesce a segnare, se la prende anche con l'arbitraggio. Ancora Privitera tira, poi perde il controllo Orlando. Mancini difende benissimo, difende bene la Florenzia. Andrea Di Fulvio come un fulmine tra l'altro sotto la nostra postazione. Sì, tra l'altro per queste ultime azioni senza il mancino, e Crotone fa ancora più fatica a trovare lo schieramento più pericoloso davanti alla porta fiorentina. Carlo Di Fulvio dice a Turchini vai su di lui, perché la penna era rimasto in zona d'attacco. E poi ancora Carlo Di Fulvio, ancora Carlo Di Fulvio per la sua tripletta personale e per il gol dell'8-1. Sì, vedi, allora la penna rinuncia a rientrare tutte le volte, la Florenzia giustamente che cosa fa? Perché potrebbe andare anche con il 6 contro 5, ma un eventuale errore sarebbe punito sicuramente, perché la penna rimane di là senza nessun difensore. Quindi gioca l'attacco solo con 5 coppie. Ovviamente giocare l'attacco con 5 coppie è un vantaggio per l'attacco, perché gli spazi si allargano e quindi la difesa fa più fatica a coprire, sia scegliendo di fare pressing sia scegliendo di fare la zona. E Carlo Di Fulvio ha avuto tutto lo spazio a disposizione per andare a guadagnarsi questo famoso fallo sul perimetro esterno e tirare direttamente. 15 secondi al termine del secondo quarto, 8-1 Rarinantes. Caro Riccardo, stiamo assistendo a un monologo. Fino a questo momento sicuramente, vediamo, ancora una palla persa. Crotone sta giocando molto male. Sì, ora sembra aver perso davvero. Pinetti anche... dice basta così, 8-1 è più che sufficiente. Il parziale del secondo quarto è 2-0. Si sta divertendo anche Olivia Soldi, la collega che oggi è venuta a trovarci e ci fa compagnia in postazione. Allora è festa grande davvero. 8-1 Rarinantes. Salutiamo anche Gianluca Rosucci, il mitico addetto stampa bianco rosso. Riccardo, va bene così, dai, io lo so che non sarai d'accordo, ma possiamo forse iniziare a pensare di centellinare le energie anche per gara 2, che poi sarà sicuramente più impegnativa. Sembra che Crotone di fatto con la testa sia rimasto in Calabria. Nella pallanuoto non si può, alla fine del secondo tempo, a dispetto di un risultato comunque sicuramente molto rotondo fino a questo punto, non si può centellinare le energie, anche perché se centellini troppo dopo 30 secondi la palla comunque passa agli avversari, poi c'è da difendere. Quindi la Florenzia certo in questo momento diciamo che non ha l'obbligo assoluto di doversi buttare dentro a sfondare, a trovare a cercare forzature, a trovare il gol ad ogni costo, però le energie vanno spese e come, anche perché comunque la squadra è ben preparata, ha fortunatamente un roster di 14 giocatori che possono tutti quanti dare assolutamente il loro contributo, e quindi è bene insistere sull'intensità. Con Roberto Bonciani stiamo vedendo il tabellone che dice appunto 8-1 con 5 espulsioni per la squadra di casa, altrettante per la formazione ospite. Non ha funzionato nulla per Crotone, soprattutto in attacco, dove è voi per l'intensità del retroguardia biancorossa, voi per le prodezze di Cicali, decisivo in almeno 2-3 circostanze. Appunto fin qui i calabresi hanno segnato solo una volta e per giunta sul rigore. Sì, la storia della partita fino a questo momento è proprio questa. Crotone ha fatto il gol sul rigore guadagnato dalla penna, gol di Privitera, e poi nelle altre 5 occasioni, direi sì, 5 occasioni di uomo in più, guadagnate sempre con delle espulsioni al centro,
non è riuscita mai a concretizzare, trovando anche notevole difficoltà proprio nello schieramento a uomini pari. La Fludenza invece, approfittando delle ripartenze, si è trovata più di una volta tu per tu con un vantaggio orizzontale che si è creato in acqua proprio in virtù delle ripartenze con il portiere avversario, e poi ha sfruttato anche quei due tre gol sui tiri con i tiri dal perimetro esterno in quella che l'occasione che il regolamento dà appunto come possibilità, come occasione da sfruttare sul fallo e il tiro direttamente fuori dalla linea dei 6 metri. È ripartito il match con il possesso per Andrea Di Fulvio, molto soddisfatto il presidente Andrea Pieri, lo vediamo in tribuna raggiante dopo questi primi due tempi all'intervallo lungo. Rari Nantes Florenzia avanti di 7 gol e parziale di 7-0 dopo l'1-1 effimero di Primitera. Ci prova da molto lontano ancora Carlo Di Fulvio, sì, questa volta insomma, testimonianza che comunque si sente tutto, in grado di fare tutto stasera, magari qui è esagerato. No, è che non c'erano più tante altre possibilità, questa volta Crotone è venuto ad aiutare, posizioni 2-3 e il giocatore libero per tirare anche se distante era lui. Jacopo per Primitera, ancora Cicali, non si passa da lì. Anche un po' rassegnata la formazione crotonese. Primitera è uno dei cecchini della squadra, ha avuto la possibilità da posizione 2, dai 6 metri ci ha provato, però un tiro a mezza altezza, bravo comunque Cicali. Ancora espulsione a favore guadagnata da Carlo Di Fulvio. Andrea Di Fulvio, De Mei, fratello Carlo Di Fulvio, ancora Andrea. Da passare i secondi, Lalari, che sono 8 per tirare, sbagliato il passaggio di Andrea Di Fulvio, deve spostarsi fratello Carlo, alla fine batte Calamai, ma era molto complicato far gol da lì, e c'è comunque un altro possesso. Brutto uomo in più, però quasi rinunciato, no? Questa azione non si è praticamente sviluppata, palla ferma, giocatori fermi, in attesa, non si capisce bene di quel cosa. La Florenzia comunque deve continuare a giocare. Ti direi che è Crotone che dovrebbe mettersi a fare qualcosa in più. Comunque mi fido della tua maggiore esperienza con questa falla, fil di sirena, benvenuti, che poi chiede 1-2 e prende un palo incredibile a colpo sicuro. È Andrea Di Fulvio che subisce l'espulsione nel contrasto con Primitera sulla ripartenza del Crotone, uomo in più per il Crotone, che con Candigliotta già un uomo con 2 irregolarità, per cui alla prossima andrà fuori. Primitera la gira, c'è spazio adesso, trova un bel gol, bello. Cac, prende proprio il 7, sì, l'8-2, sì. Si sblocca Crotone che non segnava dai primissimi minuti del primo quarto. Un'azione in cui la palla non è che abbia girato velocissima per linee esterne, però Cac, che comunque evidentemente la macchina ospite, scusa Riccardo, intanto dall'arbitro sotto la nostra postazione, prego. Sì, no, dicevo, bel tiro incrociato alto, ha avuto la possibilità di fintare, non è stato attaccato dalla difesa. La Florenzia deve stare attenta, sì, perché però più 6, dai. No, lo so, si ma resta non, più 6. Nella pallanuoto non si può smettere di giocare. Ha fatto un'azione di uomo in più senza provarci nemmeno, adesso ha difeso con l'uomo in meno molto passivamente, senza essere intensi, senza aggredire, con poca competenza difensiva. Ecco, poi si perde una palla, poi si prende un'altra espulsione scontro. E le partite possono anche cambiare. Carlo Di Fulvio. No, credo Sordini. Ah, Sordini, sì, hai ragione. Primitera. Deve far presto Crotone se vuole provare a rientrare in qualche modo nel match. Ancora il CAC, stavolta non tira. La gira al volo
ed è solo la traversa a Zotto. La palla nuoto è uno sport di contatto, uno sport di trincea che non fa sconti, per cui se gli scontri bisogna affrontarli nella maniera giusta, se no si perdono inevitabilmente. Baccalamai, palla dentro, espulsione. Sì, poteva essere anche rigore questo. Stava anche il rigore. Chiama il primo time out dell'incontro Luca Minetti. È il primo in assoluto perché nemmeno Crotone fin qui con Arcuri ne ha usufruito. D'altra parte a Minetti per il momento va per forza bene tutto così. Ha visto il primo mezzo passaggio a vuoto dei suoi ragazzi e ha voluto subito chiamarli a sé, Riccardo. Sì, un po' di scintilli in acqua anche fra Abela e Cardoni. Dopo l'espulsione Abela dall'esterno è tornato un po' aggressivo su Cardoni, che probabilmente ha risposto un po' per le rime. Minetti forse, sì, ti direi in questo momento ha visto un po' di calo di tensione, anche giustamente ti direi ha chiamato il time out. 4:50 da giocare. Tornato a sbloccare il tabellino Crotone. Un bel gol, l'unico fin qui del terzo quarto. Diciamo, Riccardo, che fin qui comunque il solco è stato ampiamente scavato nella prima frazione, poi maggiore equilibrio nella seconda, comunque 2-0 per i biancorossi, che ora hanno una superiorità numerica per trovare il parziale 1-1 del terzo quarto e soprattutto tornare ancora più setti. Turchino, eccolo il più secco, subito a Tindemei. Insomma, mancava anche lui al festival del gol. Rimette immediatamente le cose a posto. Sì, la Florenzia esce dalla posizione 4 con Carlo Di Fulvio, porta dentro la posizione 1 con Turchini e sullo scivolamento verso destra, verso lo schieramento verso destra, De Mei perde un po' di porta, però lui da quel lato, posizione 1-2, è molto bravo, ha tirato senza far ripiazzare la difesa e soprattutto sorprendendo Ruggero con un tiro basso sotto le braccia. Parte Crotone, Minetti che dà comunque ordini ai suoi, ha fatto bene a chiamare quel time out, non fosse altro che per spezzare il ritmo alla squadra che tentava, bozzava una reazione. Da dentro, espulsione. Espulsione, Generini sulla penna. Adesso c'è spazio, ma non se la sentono di tirare, nessuno che si prende la responsabilità e va a finire e sprecano tutto. Ha fatto una partita pessima in attacco la squadra ospite, Riccardo, forse anche intimorita dalla splendida difesa biancorossa. Qui la difesa è già stata più aggressiva, sembrava quasi Crotone aver preparato per Giacoppo, che dai due metri, da posizione 4, ha cercato più porta uscendo esternamente, però poi è stato aggredito. Poi il tentativo del passaggio da uno sul primo palo, però un tentativo che poteva riuscire solo in velocità e la velocità non ha consigliato bene, mettiamola così, l'attacco calabrese. Una splendida temperatura adesso ad Anannini dopo una giornata abbastanza calda. Ricordiamo ancora l'apertura dell'impianto all'aperto qui a Bellariva, la stagione estiva 2024. Dai, andiamo a concludere 3 contro 2 là davanti. Mancini! Mamma mia! Non trova la porta. Non si può tirare fuori da lì, però. Buona ancora l'espulsione guadagnata da Benvenuti, che avendo messo il proprio difensore dietro la schiena non gli ha consentito di tornare in anticipo, però poi Mancini lì da 4 metri davanti alla porta non si può tirare fuori. Prova a riscattarsi, ma lo fa in modo irregolare secondo il direttore di gara, commettendo fallo su Giacoppo. Privitera. Ancora Giacoppo che si butta come se... addirittura in questo momento 3 centroboa quasi per il Crotone. Ancora Crotone, sempre Privitera. Sardini fallo da dietro.
però non grave, quindi si resta in parità numerica. E poi Vac che trova come prima il diagonale vincente. Sì, catch che ancora con una mezza entrata, bravo lui, perché Carlo Di Fulvio gli ha concesso un po' di spazio e lui si è buttato, un'azione che sembrava praticamente terminata. La Florenza aveva difeso anche bene, il Crotone a un certo punto aveva addirittura tre giocatori praticamente come posizione di centroboa, una cosa veramente particolare, sicuramente non voluta, però nella confusione Caccia ha trovato lo spazio, si è guadagnato lo spazio sulla sua sinistra, Carlo Di Fulvio un po' lento a seguirlo, ha trovato ancora un bel tiro, questa volta al rimbalzo sull'acqua. Mancini. Sordini, vediamo se prova la conclusione, lui ce l'ha anche da lì, tiene palla, lui dà spazio però spada fuori, allora si appoggia benvenuti. 2 secondi per tirare, deve farlo molto velocemente Mancini, che nemmeno stavolta trova lo specchio andando a colpire il palo. Sì, però questa volta aveva fatto un movimento migliore, non male, perché il tiro al volo era difficile, Giacoppolo controllava bene, allora è rientrato sulle gambe spostandosi leggermente alla sua sinistra e si era creato effettivamente un angolo, un tiro sull'angolo lungo, però non precisissimo. Sbaglia ancora Crotone in attacco, si arrabbia Giacoppo che era entrato bene nel cuore della retroguardia biancorossa, ma il passaggio è stato impreciso, passaggio di Privitera che ha scivolato sull'acqua e quindi non è stato controllabile da Giacoppo. C'è Turchini al centro lì che forse potrebbe ricevere, eccolo, però non trova la zampata giusta, stavolta fa buona guardia Ruggero. Sì, è uscito bene incontro il portiere, ha chiuso lo specchio della porta a Turchini. Chiama palla Giacoppo. Ancora Giacoppo. E poi il gol di Orlando del 9-4. Diciamo che nel terzo quarto ha rimesso un po' la testa fuori dal guscio Crotone, che resta a meno 5. Parziale è di 3-1, caro Riccardo Tempestini, e comunque dopo la vendemmia del primo tempo con le 6 reti, in altri 2 quarti la Rari ne ha segnati solo 3, al netto di questo possesso che andiamo a seguire in diretta con le immagini di Roberto Bonciani. Mancano 38 secondi. Sì, è calata un po' di intensità la Florenza. Crotone sta sfruttando un po' meglio le occasioni d'attacco. Bravo De May, che lui è uno di quelli che si muove sempre, lui è uno di quelli che ci crede sempre, non si rassegna. Sordini. Ha guadagnato l'espulsione a favore. Carlo Di Fulvio, stocco. Carlo Di Fulvio, Sordini. Non conclude bene. E poi commette fallo grave su Privitera. Espulso l'11 di Minetti, uno dei giocatori di maggior classe. Time out Crotone, caro Riccardo, a 4 secondi dallo scadere del terzo quarto. Sì, Arcuri preferisce giocare in attacco solo 4 secondi, una scelta che potrebbe anche essere corretta, perché altrimenti se avesse rinunciato all'attacco poi avrebbero dovuto guadagnare la palla al centro, dopodiché chiamare il time out gli avrebbe consentito, però vincendo ovviamente lo scatto al centro, perché se lo vince la Florenza poi l'uomo in più svanisce subito. Se il Crotone avesse vinto, come in realtà è successo nelle prime 2 occasioni, la palla al centro, poteva giocarsi un tempo molto maggiore con l'uomo in più in avanti. Vediamo se la scelta sarà azzeccata. C'è Palermo, il portiere di Crotone, pronto a
provarci. In realtà siamo ripartiti da 7 secondi e l'occasione era anche capitata a Jacopo, che ha provato la conclusione al volo, a Cac, scusate, che ha provato la conclusione al volo ma non ha trovato il bersaglio grosso. Poi l'errore di Cicali, occhio perché mancano 6 decimi, è finita, meglio così, perché qui c'è il piccolo primo calo di concentrazione, piccolo primo passaggio a vuoto della Rari, con Minetti che dice ai suoi calma, 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 in fondo ci sono ancora 5 gol di vantaggio. Sì, vedi, ora, il vantaggio è ancora ampio e per certi aspetti rassicurante, anche se non definitivo, perché 5 gol in un tempo nella pallanuoto non è una rarità vederli, o anche di più. Però che cosa succede? Un po' di calo di tensione, qualche azione giocata non con la giusta intensità, si perdono delle possibilità in attacco, non si difende più con la giusta aggressività, magari si prende il gol. Poi dopo, quando si comincia a capire o a pensare che qualcosa non sta andando più nel migliore dei modi o come ci si aspettava o come era solo fino a pochi minuti prima, poi può subentrare anche qualche nervosismo in più, qualche perplessità, qualche incertezza, insomma, sono piccole concatenazioni che messe insieme rischiano magari di far perdere la tranquillità giusta per continuare a gestire la partita nel migliore dei modi, come era successo sicuramente nei primi due tempi. Mancano 8 minuti effettivi, i direttori di gara dicono a Minetti che serve una palla, ovviamente, perché è l'attrezzo fondamentale di questo sport. Eccola di nuovo in acqua, pronta a essere messa in gioco per il quarto tempo. Sì, tra l'altro due falli per Sordini, due falli per Andrea Di Fulvio. Sì, sono gravati di falli però anche il numero 3 ospite Abela e il numero 5 Candigliota. È stata una gara con diverse espulsioni da una parte e dall'altra. Crotone ne ha sfruttate molto poche. Sì, non un numero eccessivo, a volte se ne vedono di più, a volte anche meno, diciamo, siamo nella media. Tutto pronto per l'ultimo quarto e allora ci siamo, gioca il momento decisivo del match. Ancora Crotone più veloce sul possesso, poi però subentra bene Benvenuti. Intanto attacca la Rarinantes. Se ho capito bene, da Napoli, dove c'è l'altro scontro in atto, sì, tra Canottieri Napoli e Olympic Roma, sembra che l'Olympic abbia espugnato la Scandone e quindi abbia vinto con la Canottieri Napoli. Andrea Di Fulvio dentro per il tiro immediato di Benvenuti, si oppone Palermo. Una buona girata in velocità di Benvenuti, che poi ingaggia una lotta, sì, con Jacopo senza vincitori, perché non fischiano nessun no fallo. Però Jacopo gli prende 4-5 metri che potrà gestire davanti alla porta, sempre che la penna si decida ad andare sui due metri. Si lotta a centro area, lo fa però aiutandosi lo stesso la penna con il braccio sinistro, secondo il direttore di gara. Eh sì, questo è un po', diciamo, una caratteristica anche di Federico Lapenna, che si aiuta un po' con il braccio sinistro per tenere a distanza il difensore e poter manovrare meglio con il braccio libero. Non solo suo, ovviamente, tutti i centrobuoi in qualche maniera tendono ad aiutarsi. Ruolo ingrato. Si può tirare. Sbaglia però stavolta Carlo Di Fulvio, o meglio trova la buona opposizione di Palermo. Sì, ancora un tentativo con il tiro diretto dopo il fallo da 6 metri, cosa che nei primi due tempi ha fruttato non poco. I gol di Di Fulvio, i gol di Sordini, in questo caso bravo il portiere. Ecco. Stavolta Cicali beffato sul suo palo dalla conclusione potente Privitera, 9-5. E anche perché il Crotone non ha più molto tempo da far passare, deve far presto. Quindi quando avrà le occasioni proverà a forzarle,
se siamo un po', passami il termine, mosci, si rischia di prendere gol. Insomma, la squadra... diciamo che lo shock della finale l'ha pagato tutto nel primo quarto la squadra ospite, che poi insomma è stata in partita. Sordini, ovviamente la Rari ha anche il cronometro come alleato. No, non lo deve guardare il cronometro ancora. Il cronometro lo può guardare negli ultimi due minuti se il vantaggio rimane questo. Piccato dentro Cardoni, anticipato. Adesso prova a gasarsi, la panchina di Crotone. Ma c'è l'ennesimo fallo in ripartenza. Crotone sta tentando, ovviamente non ha, ripeto, molto tempo a disposizione, per cui sta tentando, se gli va bene anche la ripartenza, anche uno strappata per portarsi in vantaggio, lo farà senz'altro. Cardone aveva ricevuto un buon pallone, avesse avuto la sensibilità di servire l'uomo alla sua destra, sarebbe stato perfetto. Andrea Di Fulvio piazza sull'acqua, buona la parata. Carlo di Palermo, Carlo Di Fulvio. Carlo Di Fulvio. Sì, certo. Che non sta più trovando la velocità nel tiro, l'accelerazione giusta in questo momento manca, e comunque si sta comportando molto bene Palermo. È aumentata di molto la gente alla Nannini. Fase confusa ora, Riccardo. Sì, è Zovko espulso dopo una lunghissima lotta con Cardoni. Sordini, Carlo Di Fulvio, Andrea Di Fulvio. Sbaglia tutto, Carlo, un po' calato. Ci prova da molto lontano Cac sul problema. Sì, Cicale aveva fatto qualche metro in avanzamento sull'eventuale passaggio a Giacoppo, ma insomma è un tentativo davvero velleitario. Carlo Di Fulvio ha abbassato il ritmo, la Florenzia credo sia anche una scelta. Ovviamente ne va dello spettacolo, non si segna più però. No, però non sta più giocando la Florenzia. Ecco, intanto si prendono le espulsioni contro. Questa volta credo sia De Mei l'espulso. Ancora un ingaggio a centrocampo, nella lotta tutto può un po' succedere. Però la Florenzia ha smesso di giocare davanti, cerca solo il tiro da 6 metri, troppo poco. Ah, c'è ancora un fallo in attacco. Crotone ha avuto una mezza possibilità di rifarsi sotto, non è mai riuscita di fatto a impensierire la partita. Cicali, sta andando più sul filo del nervosismo, sì. Delle entrambe le squadre che giocano poco in questo momento. Lo spettacolo però, Riccardo, la Rari l'ha anche scelto, dai, fa passare il tempo. Non è troppo presto per far passare il tempo, Massimiliano. Capito, mancano 4 minuti e mezzo alla fine, Snova 5, 4 gol nella palla, ancora nuoto. Pericoloso, ma certamente non si può smettere di giocare, è che si è smesso di giocare e si va tutto troppo sul nervosismo. È tutto da una parte e dall'altra, lo spettacolo è scaduto, sì, tantissimo, non c'è ritmo, si gioca sull'uno contro uno, ma non un uno contro uno bello in anticipo per giocare, per andare alla conquista della palla, è un uno contro uno sperando in un'espulsione a favore, in un fallo contro, cercando di irretire anche gli arbitri. In questo momento la partita è molto brutta, capisco che la posta in palio sia alta, molto alta, e quindi c'è da considerarlo, però la partita in questo momento è davvero bruttina. Comunque conta vincere oggi, la Rai lo sta facendo, in virtù soprattutto che vediamo di un ottimo primo quarto. 3:53 effettivi, 9-5. Ricordiamo che i primi 6 gol la formazione di Minetti li ha segnati tutti nei primi 8 minuti, poi 2 nel secondo quarto, 1 nel terzo, fin qui nessuno nella frazione sicuramente giocata peggio dalla squadra di Minetti. Tac,
palla in attacco, una costante per Crotone. È Jacopo che, cercando su Di Fulvio di guadagnare lo spazio giusto come centrobo aggiunto, commette fallo. Cambio volante, Cardoni benvenuti tra i due centroboa. De Mei. Carlo Di Fulvio. Due secondi per tirare. Aveva trovato una grande palombella. Peccato, si ferma sul palo. E ancora una volta si gioca solo per il tentativo dei 6 metri. La Florenzia non va a conquistare tutto lo spazio a disposizione con i laterali verso la porta avversaria, per cui si stringe molto il gioco, si stringe molto il perimetro esterno. Questa volta Jacopo guadagna l'espulsione a favore. E tra l'altro credo sia la terza, Riccardo. Sì. Quindi non rivedremo più il capitano dentro. Sassata di Pimitera. Questa male. Tanta roba questa, meno male. Ha giocato male Crotone, bisogna dire la verità. Nel primo quarto e poi anche quando la Rari gli ha dato la possibilità di tornare nel match, non ne ha mai approfittato veramente. Meglio così per i colori biancorossi. Stocco si invola. E benvenuti espulsione. Al centro, espulsione. Mamma. Espulsione prolungata anche secondo me, insomma, vabbè, comunque va bene così. È solo da far passare questi due minuti e mezzo. Time out. Chiamato da Minetti. Possiamo dirlo, Riccardo, va bene ora o è ancora troppo presto? Più 4 a 2:29. Insomma, è chiaro che Darari ha fatto tesoro del super primo quarto. Dopo non si è espressa sugli stessi livelli, però comunque è sembrata francamente esserci poca partita in assoluto. Sì, diciamo, dopo il solco veramente ampio soprattutto del primo tempo, Crotone ha tentato di rientrare, diciamo, senza forse impensierire nemmeno più di troppo, almeno in termini di punteggio. Però a mio parere la Florenzia ha smesso troppo presto di giocare, non so se per scelta, non so se per stanchezza, per nervosismo. Fatto sta che tutte quelle che erano le possibilità viste inizialmente, le frecce a disposizione dell'attacco della Florenzia si sono ridotte tantissimo e praticamente l'unico tentativo costante, ripetuto, quasi un po' nauseante per certi aspetti, è quello della ricerca del fallo da 6 metri con il tiro in porta. De Mei, uomo in più Florenzia, Sordini. C'è fretta ancora a Sordini, 5 secondi. E poi il gol ancora di Carlo Di Fulvio, che poi ve lo anticipo sarà il nostro MVP della serata. Segnato, se non sbaglio, 4 volte, Riccardo. Sì, 2 uomini pari, 2 con l'uomo in più. La palla, diciamo che tutta la sua esperienza, l'attacco di questo uomo in più si è concentrato sul movimento di Stocco, che non ha toccato palla, però è quello che ha condizionato tutta la difesa. È uscito prima molto dalla posizione del secondo palo, andando in una sorta di 3-3. Questo ovviamente ha scombinato i piani della difesa, poi si è ributtato dentro, per cui ha riassorbito l'attenzione del difensore esterno e si è liberato Carlo Di Fulvio. Jacopo, doppiata Crotone da Darari. E riconquista palla con Sordini, l'erroraccio di Pimitera. Sì, Pimitera oggi non bene, era uno dei giocatori più temuti, soprattutto perché è in grado di avere un tiro davvero, davvero difficile da contrastare. Oggi Pimitera, insomma, è forse un po' mancato all'appello. Senza forse, dai.
ci prova al volo il numero 9 La Penna. Sì, classico movimento di torsione sulla spalla destra per ricevere il pallone, bravo a impugnare, tirare velocemente, però un tiro con coefficiente di difficoltà altissimo, la palla è uscita alta. Sordini, un minuto Riccardo, andiamo in fase di commento. Un super avvio per Darari. Sì, approccio della partita buonissimo, Darari ha sfruttato bene anche le ripartenze dovute spesso al fallo contro che i giocatori calabresi hanno commesso, e diciamo che effettivamente ha messo quasi al sicuro il risultato nel primo tempo, poi soprattutto nel terzo. Intanto vediamo, benvenuti, 1-0 Niccolò, benvenuti, il sigillo biancorosso, il gol dell'11-5. Sì, diciamo che appunto poi la Florenzia nel terzo tempo ha allentato un po' la presa, ha abbassato l'intensità e questo ha dato modo al Crotone di rifarsi un po' sotto, non tanto nel punteggio, anche se poi è arrivato a meno 4, più che altro nella pericolosità di alcune azioni che fino a quel momento non si erano viste e poi invece si sono effettivamente maturate. Poi quando nel finale di partita il Crotone ha capito che non c'era più strada, ha allentato nuovamente la presa, la Florenzia magari con un paio di gol ha rimesso a posto anche un risultato che a questo punto è davvero molto rotondo, perché 11-5 insomma è un bel distacco. A questo punto Riccardo, la domanda delle domande a mio avviso è questa: basterà alla Florenzia ripetere una gara di questo tipo mercoledì in a Crotone in Calabria per chiuderla subito questa serie? Ma sai, queste sono partite che si basano tantissimo anche sull'aspetto nervoso, sull'aspetto mentale. Il Crotone... Scusa Riccardo, la partita finisce con la palla in mano a Stocco e quindi ecco il fischio finale con i fumogeni dei sostenitori biancorossi a festeggiare i propri giocatori per questo sonante, schiacciante successo in gara 1 della finale playoff. Fa un passo dal ritorno in Serie A 1 la Rari, prego Riccardo. Sì, dicevo che Crotone avrà poi l'ultima spiaggia e quindi sarà importante capire che giocherà tutte le sue carte per ribaltare il risultato, e insomma la trasferta è lunga, è difficile, il Crotone ha delle individualità sicuramente di grande valore e quindi insomma vabbè, la Florenzia soprattutto secondo me, ecco, deve stare attenta a non abbassare l'intensità del suo gioco. Se la Florenzia riuscirà senza paura, con competenza difensiva, senza farsi innervosire anche da un inizio di partita che potrebbe magari non essere subito a proprio favore, e mantenere l'intensità del proprio gioco, allora penso che potrebbe già nella prossima partita guadagnarsi questo agognato risultato. Quindi l'auspicio è di non rivedersi sabato prossimo, perché vorrebbe dire che è andata già bene appunto in Calabria. Dell'MVP abbiamo già parlato, confermi Carlo Di Fulvio? Sì, confermo, va bene Carlo Di Fulvio, anche se ha avuto anche lui una fase non brillantissima, un passaggio al vuoto incaponendosi un po' in alcuni tentativi di tiro, però insomma i 4 gol e soprattutto l'orchestrazione del gioco anche in fase di attacco secondo me molto buona. Poi ti direi che anche al centro si sono fatti molto ben valere sia Benvenuti sia Cardoni. Cicali ha fatto un'ottima partita soprattutto nei primi due tempi, però va bene, oggi Carlo Di Fulvio è sicuramente menzionabile. Finisce con la festa biancorossa per questo 11-5 che pone in grande vantaggio la squadra di Minetti, 1-0 nella serie finale. Come detto, manca un piccolo passo e insomma potrebbe davvero essere la volta buona. Ovviamente i tifosi sono autorizzati a fare tutti gli scongiuri. Grazie a Riccardo Tempestini, come sempre preziosissimo e super competente in qualità di seconda voce. A sabato, speriamo, il prossimo anno in Serie A 1, Riccardo. Ciao Massimiliano. Poi ci sarà occasione per risentirsi, comunque vadano le cose. In separata sede, in privato. Grazie agli amici di Facebook della pagina di Italia 7 che
ci hanno seguito, appuntamento al TGT per tutti i servizi e gli approfondimenti come al solito su Dalla Rinaldi. Buonasera.